abbiamo fatto un weekend. Oggi sono andati a pagliare sulla mini a quanto? Cambiata? Non sistemata. Non sistemata, cioè. Cambiata? Il colore è piccolo! Ciao, vai! È piccolo! Luca!
l'hanno mai preso. C'è la tua pasta che gliela tira nella pancia. C'è uno che ha spinto così, io gli faccio Pesaro! Manfredi. Ciao.
Sono te il capitello radiale. Volata. Sono volata. Dai, che sei volata. Mi è sentita proprio ieri, quando ieri avevo detto a Ricky qualcosa, gli avevo detto inseriscila e lui non mi aveva sentito. Guarda anche questa! La prima volta mi aveva sentito, la seconda no, mi ha detto non mi hai sentito. Buoni Verona! Buoni! Buoni! Buoni!
Vai Verona, le! Dai Pesaro! Dai, matti una bella corsa. Buono Simo! Sì, Albi! Dai Verona, dai Verona! Quello a destra o quello a sinistra? Cos'è successo? Gambe lunghe e giocatori.
vai, dillo. Lui? L'altro? No, io sono tipo la giocatella altissima, proprio che va alle nuvole e col cane. Pensa tipo, pensa tipo lì mi faccio un pizzo troppo alla pezzettina. Dai Verona, dai! Ma voi chi?
quello. Non sia mai. Ardelo. Quando era freddo? Dai, raga, dai! Vai, Pesaro, salite! Fra
così non potrò mai giocare. Ma veramente faccio di ciò. Lavorando, è tutta la barzelletta, insomma, dai, le giornate sono felici. No, volevo sapere la 18, ma dopo mi ha scritto corso. Sì, sì, no, ma non sai perché tu non l'hai vista. Dici? Thank you.
Attentuto. Vale. Dai, Pesaro! Dai Verona, adesso!
Verona, su! Dai Verona, dai Verona, dai Verona! Dai Verona! Fare i lavaggi ho tirato su quella cannuccia l'acqua frizzante. Ho fatto così, ho tirato giù e poi è uscita la caverna. Dai Lillo! Mi sparavo. Fra, ma non andare nei pali. Per me sarebbe meglio buono Lillo! Dai raga, su! Dai! So dove dire. Sì, fra vedi che faceva il sì. È fra sentiri. Thank you.
qui, di qua bravo. Lui è caduto in bicicletta e sta a spara faccia. Lui, paratore, così. Niente era di 7.000 colori, verde, giallo, viola, rosso. Basta il nostro! Lega! Uno! Gliel'ho chiesto io, mi ha detto di no. La tazza con i vestiti, gli ho detto guarda, se vuoi quel bicchiere è ideale. A me ha detto no, e quindi me la sono bevuta la tazza fredda, veramente mi emoziono. Andiamo raga, basta, andiamo Gigio, sì. Andiamo Leo, andiamo! Dai Pesaro! Dai Leo! Via! Andiamo! 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 Dai Pesaro! Dai raga, su, forza! Dai! Buono, buono, buono! No, penso.
Martellino! Tecnica, dai. Martellino! Dai Pesaro, andiamo! Thank you.
Dai! Joy.
Siamo i vigili mia e fa sotto evacuare. Ma perché non gliel'ha fatto cambiare? Sì. Sì. Ma poi la ma va. Thank you.
Dai Pesaro! Abbiamo la difesa stessa, no, sono loro che hanno attacco forte, è vero? Noi ci andiamo in difesa. Andiamo a controllare ora! Aspetta, avremmo vinto il vino. Dai Verona, spero! Hai visto quella che c'è la cassa? Visto! Siamo di giù! Forza! Aprile, aprile per un po'.
Oh!
forza! Dai, dai, raga! Posso no,
stato anche con Di Alessio, Alessio 99. Perché che sta campagna Claudia che avete Madonna! Abbondante! Speri davvero che tutto, Ho sentito? Me lo metto! No, Treviso, Vai Pedro! Mamma mia! Sali!
abbiamo giocato contro la prima della classe in casa e meritano sicuramente questa posizione di classifica. Sono una squadra preparata in tutti gli aspetti del gioco, in tutti i reparti, sia nella mischia che nei tre quarti. C'è un pochino di rammarico perché a un certo punto del secondo tempo, sul 29-19, con un uomo in meno per un cartellino rosso, sembrava che il momentum della partita era girato, potevamo fare di più, perlomeno andare a prendere un punto, se non tutta la posta in palio. E come sempre abbiamo peccato di alcuni errori, le scelte sbagliate sono state un pochino troppe e forse chi deve gestire da dentro la partita deve dare qualcosa in più, magari il nucleo vecchio, chi ha più esperienza sicuramente si deve far sentire in questi frangenti. C'è un po' di rammarico, però prendiamo le cose buone, come la difesa che è stata molto buona nel primo tempo secondo me e anche la voglia dei ragazzi di lottare. Era l'unica squadra che nel girone d'andata non eravamo riusciti a fare una meta e siamo riusciti a segnare, quindi questo era un obiettivo della giornata che abbiamo portato a casa. Adesso ci aspettano altre tre partite alla portata, di cui due in trasferta e una in casa, e dovremo sicuramente fare punti.